Sancendo in maniera molto forte così la collaborazione piena che esiste appunto tra soggetti privati, istituzioni pubbliche, nell'organizzazione e nella realizzazione di questa manifestazione. L'altra dimensione importante che vorrei sottolineare del rapporto pubblico-privato è proprio il particolare formato di questa iniziativa che abita luoghi pubblici e luoghi privati e che soprattutto nasce nella programmazione dall'apporto di idee, di progetti, di idee, di libri, di personaggi, di autori che vengono appunto proposti in maniera del tutto libera e autonoma dagli editori, dalle associazioni, da tutti coloro che intendono partecipare di questa grande festa del libro e della lettura. Nasce anche da un rapporto pubblico-privato perché grazie a dei partner che hanno sostenuto fin dalla prima edizione Book City e che continuano a sostenerlo, che di fatto riusciamo a offrire alla città questi 4 giorni di dibattito pubblico sul libro e sulla lettura, a partire da Intesa San Paolo, che è main partner della manifestazione fin dalla sua fondazione, Fondazione Cariplo, Treccani Cultura, Borsa Italiana, altri partner che trovate citati come doveroso sul programma, e in particolare vorrei fare un ringraziamento specifico all'Associazione Italiana Editori, AIE, che ha confermato un sostegno importante e davvero significativo alla realizzazione della manifestazione. Un'ultima parola con cui vorrei chiudere è l'auspicio che Book City sia anche in questa edizione quello che è stato nelle precedenti. Una straordinaria piazza di dibattito pubblico, un agorà in cui l'intera città mette a confronto idee e opinioni diverse e guidati o sollecitati dal pensiero, dalla proposta di grandi autori, tutta la città e tutta la comunità si interroghi sul proprio presente e sul proprio destino futuro. Un'ultima, una comunicazione, Book City, l'associazione Book City ha avuto riconoscimento come persona giuridica, quindi potete donare anche con deduzione all'associazione Book City, grazie alla regione, al suo presidente, agli uffici per l'efficienza e la rapidità. Vorrei chiudere questo mio saluto sottolineando il fatto che la testimonianza delle grandi personalità che attraverso questo strumento meraviglioso di comunicazione del pensiero, che è il libro, qualsiasi formato esso abbia, contribuiscono appunto ad alimentare il dibattito pubblico della nostra comunità cittadina, viene sancita ormai da alcuni anni, per tradizione, da un momento molto alto e significativo. Il Sindaco di Milano consegna infatti il sigillo della città, una sorta di chiave che permette l'accesso perenne alla città di Milano a un ospite che riteniamo di particolare importanza appunto per il contributo che dà allo sviluppo della letteratura, del pensiero e in questo caso specificatamente del pensiero filosofico e della saggistica. È per questo motivo che vi invito ad accogliere un applauso del sindaco Beppe Sala e Marco Getta.